contro favoriti praticamente sulla stessa linea, il 4 di Upton Girl Font, quota di 4,20, ed il 3 di Uragano 3B, quota di 4,44, poi fra gli altri, sotto la doppia cifra, un vero Killer Gar, quota di 7,06. Oltre il 10 invece Upper Rivarco OP, quote alte per il 5 Ulisse 3B e per l'estremo outsider il numero 1 Under the Sun. Tutto pronto, va in partenza la settima corsa di Palermo. Settima corsa di Palermo è il centrale per i due anni, favorita USA di Ruggero numero 7, breve errore in fase di lancio per il numero 4 Upton Girl Font, si va allo stacco, stacco che vede Under the Sun mantenere lo steccato nei confronti del 3 di Uragano 3B, ci sono stati diversi errori, in particolare anche USA di Ruggero ha avuto qualche problema e sbaglia ancora USA di Ruggero, davvero un colpo di scena imprevisto in questo centrale. USA di Ruggero sin qui molto molto puntuale, 5 vittorie in 6 uscite, oggi sembra che sia di luna storta. Luna buona invece per il 3 di Uragano 3B, che alla fine ha avuto via libera dall'estremo side Under the Sun, poi Upper Rivarco OP che va all'esterno e punta con molta decisione sul capofila. Andiamo a vedere i primi 600 metri in 46,5 da 1,17,5. Casper Loverdi dice a Pippo Messina: ma perché insisti? Però a un certo punto vuole evitare le battaglie ad oltranza e quindi dà via libera a Upper Rivarco OP che transita al comando, mentre i cavalli stanno percorrendo la penultima curva, in seconda posizione Uragano 3B, in terza Under the Sun, mentre per linee esterne adesso torna Upton Girl Font che aveva commesso un breve errore nella fase di partenza, primo chilometro in 1,17,8, quindi si sta andando non troppo forte con Mimmo Zanca che va all'attacco del suo zio Pippo Messineo che guida Upper Rivarco P dietro i due Uragano 3B, poi Under the Sun, mentre sta calando Ulisse 3B, insiste Mimmo Zanca e oggi sembra davvero la sua giornata, prova a reagire Pippo Messineo con Upper Rivarco, adesso sposta anche Gaspare Loverde con Uragano 3B che però si molla di galoppo, ebbe tanti colpi di scena, Upper Rivarco prova ancora a resistere, Upton Girl sembrava essere passata ma adesso si fa reinfilare, ma sul palo è 3 per Mimmo Zanca che viene a vincere nei confronti di Upper Rivarco P, mentre terzo è l'estremo outsider Under the Sun, un centrale davvero anticonformista e controcorrente, Fallosi il favorito USA di Ruggero e il controfavorito Uragano 3B, la terza forza del campo Upton Girl Font viene a vincere a media di 1,17,2,17,3 sul mio cronometro, quota di 4,48, bene Upper Rivarco al secondo posto dopo gara coraggiosa, mentre Under the Sun completa la terna, mentre all'interno c'è Uragano 3B che aveva sbagliato all'ingresso in retta d'arrivo. Ha vinto dunque Upton Girl Font, i colori sono quelli del signor Antonino Chifari, doppio per lui in numeri 4-2-1, l'ordine d'arrivo da confermare della settima corsa di Palermo.